Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi parliamo degli aggiornamenti di lettura, ovvero degli ultimi libri che ho letto nelle ultime settimane, appunto, di ciò che sto leggendo in questo momento e di ciò che vorrei leggere dopo aver terminato le letture in corso. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video e, se non lo fate già, di seguirmi su Instagram. Io sono Martina Tazza. Cominciamo! Il primo libro che ho terminato e del quale vi parlo è Metodo Mindfulness di Mark Williams e Danny Penman, 56 giorni alla felicità. Di questo libro ho abbondantemente parlato in un video dedicato appositamente a questo, nel quale vi parlo di come ho imparato a meditare, quindi ovviamente ve lo lascio sia nelle schede che sotto nell'info box. Quindi adesso vi dirò soltanto due parole su questo libro, giusto per darvi un'idea. Questo libro è un programma che dura per l'appunto 56 giorni, quindi 8 settimane, nel quale ci viene insegnato a meditare secondo il metodo mindfulness. Il metodo mindfulness, a grandi linee, proprio in due parole, è quello che ci permette di vivere la vita nel presente, nel qui e ora, senza rimanere legati a ciò che è accaduto in passato e senza proiettarci verso un futuro che ancora non è realtà. Quindi ci permette di fare delle scelte con maggiore consapevolezza e magari appunto anche di prendere delle decisioni migliori e di soffrire meno quando la vita, insomma, ci pone davanti ad un ostacolo, perché appunto non abbiamo tutta quella sofferenza superflua che molto spesso deriva o da cose che sono successe in passato e che quindi non possiamo modificare, o da idee che ci siamo fatti su un futuro che in realtà non è ancora avvenuto. Quindi questo libro mi ha veramente aperto un mondo. Ho seguito il programma con molta dedizione, con molto impegno per le 8 settimane. Ci sono chiaramente delle meditazioni da scaricare dal sito della Mondadori, che alle quali ovviamente fa riferimento il libro, e che settimana dopo settimana devono essere portate avanti appunto per imparare a meditare prima di tutto e poi ad andare anche un po' più a fondo in quello che è il metodo mindfulness. A me è piaciuto tantissimo, mi ha veramente cambiata, perché da quando ho letto questo libro adesso la meditazione è diventata qualcosa che faccio quotidianamente, che ha portato tanta positività e tanto benessere in più nella mia vita. So che molti di voi, dopo avermene sentito parlare, erano interessati ed hanno acquistato il libro, quindi fatemi sapere se avete deciso di provare questo metodo e se con voi, insomma, ha funzionato come con me. Il secondo libro che ho terminato in queste settimane è La città della gioia di Dominique Lapierre. Finalmente ho trovato il momento per leggere questo libro che tanti di voi mi avevano consigliato e che effettivamente mi è piaciuto tantissimo. L'avevo iniziato già tanti anni fa, ero una ragazzina, però poi non l'ho portato a termine, forse perché non era il momento giusto, non avevo l'età giusta per leggerlo. Adesso invece chiaramente mi ha conquistata. È la storia di due uomini principalmente, anche se verso la fine si aggiunge anche un terzo personaggio che è un medico americano, però in realtà la storia è principalmente incentrata su due personaggi. Abbiamo Asari Pal, che è un contadino che dalle campagne al di fuori di Calcutta, insomma in India, si ritrova per una serie di sfortunati eventi, quindi soprattutto climatici ed economici, si ritrova a doversi trasferire insieme alla sua famiglia a Calcutta, nella città, nella grande città delle grandi opportunità, ma tanto caotica e sicuramente sovraffollata, sovrappopolata. Asari Pal qui riuscirà a trovare un lavoro, il lavoro dell'uomo risciò, quindi l'uomo che diciamo guida i carretti in giro per la città, portando sulle proprie spalle il peso del carretto ovviamente e degli ospiti che lo occupano. L'altro personaggio che è all'interno di questo libro invece è Lambert, che è un prete francese con una fortissima vocazione verso la carità. Fin da quando ha deciso di prendere i voti sapeva di dover si dedicare anima e corpo ai poveri. Decide quindi di trasferirsi a Calcutta e di vivere con loro. Infatti si trasferirà in quella che è la città della gioia, chiamata proprio la città della gioia, ovvero una bidonville, una quindi dei posti più poveri della città di Calcutta, dove lui vivrà insieme ai poveri dei quali si prende
prende cura, mangiando quello che mangiano loro, vivendo in case, se si, così si possono definire, nelle stesse case dove vivono anche questi poveri, e quindi non possedendo niente di più di ciò che possiedono gli altri. Qui chiaramente però diventerà un punto di riferimento per la popolazione della Bidonville, per la popolazione della città della gioia, che farà riferimento a lui non solo per un sostegno spirituale, nonostante anche a volte la differenza di religione appunto che c'era tra il padre cattolico e gli abitanti della Bidonville, ma anche per un supporto morale e per un supporto pratico nel risolvere i problemi quotidiani che i poveri di questa Bidonville devono affrontare ogni giorno. Questo libro è il libro sull'amore, diciamo che è il libro dal quale esce quella che è la vera natura dell'uomo, quella che dovrebbe essere la vera natura dell'uomo. Quando ci troviamo in una situazione tragica, una situazione di povertà estrema, e parlo sia dal punto di vista dell'uomo Richaud che di padre Lambert, è qui che nascono i gesti di vera carità, di vero amore, di vera uguaglianza, di vera fratellanza. Un libro che mi ha stupito perché ciò che viene raccontato è ciò che realmente ha visto e vissuto Dominique Lapierre, l'autore di questo libro, che ha studiato appunto a Calcutta per poi poter scrivere questo libro. Quello che ci insegna questo libro è che nelle situazioni più drammatiche, quelle dove pensiamo non ci sia altro da fare se non disperarci, nascono invece degli atti di comunione talmente grandi che si riesce a trovare la felicità anche con pochissimo. Addirittura nella Bidonville non vivono soltanto persone in povertà estrema, ma anche malati che vengono segregati in una parte apposita della Bidonville, ma che comunque riescono a vivere una vita dove poter essere grati per ciò che hanno. Questo libro ci insegna praticamente che non esiste nessun momento nella nostra vita nel quale non possiamo essere grati per qualcosa, perché appunto se possono loro nelle condizioni in cui sono, figuriamoci noi con la vita che facciamo. Quindi è un libro che insegna tanto, ci fa stare male perché vediamo anche delle situazioni tragiche, delle situazioni che vorremmo cambiare in qualche modo, perché ci sembra ingiusto che delle persone vivano in questa maniera, ma allo stesso tempo ci fa sperare in un'umanità che forse non ha perso tutta la sua appunto umanità, tutta la sua capacità di aiutare il prossimo. Insomma, un libro che vi toccherà il cuore e che ha dato vita, da quando è stato pubblicato, a tantissime azioni umanitarie rivolte appunto ad aiutare le persone povere, soprattutto dell'India e di Calcutta. Interessante vedere che uno dei personaggi di questo libro è anche Madre Teresa, che appunto in quegli anni operava a Calcutta e cominciava ad essere vista come la santa donna che poi insomma è diventata ed è stata poi riconosciuta in tutto il mondo. Altro libro letto nelle ultime settimane, Piccole abitudini per grandi cambiamenti, di James Clear. Questo libro l'ho letto perché l'ha suggerito Shanti nel suo canale YouTube, mi sembrava una lettura interessante e ho deciso appunto di acquistarlo. Il libro mi è piaciuto moltissimo. In questo libro l'autore ci insegna a inserire delle buone abitudini nella nostra vita. Lui ha analizzato il fatto che molto spesso tendiamo a voler creare una buona abitudine, ma dopo una settimana o 10 giorni di buona abitudine tendiamo poi ad abbandonarla e non riusciamo a mantenerla. Quindi non diventa effettivamente un'abitudine, mentre al contrario le cattive abitudini molto spesso sono quelle che vengono mantenute più a lungo e che anzi è più difficile abbandonare. Ecco quindi che nei vari capitoli ci elenca una serie di soluzioni, una serie di trucchetti per poter inserire una buona abitudine nella nostra quotidianità, in modo che questa non pesi e che anzi si inserisca bene nelle nostre giornate e diventi per l'appunto un'abitudine. La cosa che mi è piaciuta di più è quando ci viene spiegato il fatto che le cattive abitudini danno una soddisfazione immediata, ma danno dei problemi a lungo termine. Per esempio, fumare ci dà una soddisfazione immediata perché potrebbe, per chi fuma, io non fumo, comunque allevia lo stress del momento, ma appunto a lungo andare provoca dei danni alla nostra salute. Oppure decidere di mangiare qualcosa di non salutare, come le merendine, ci dà una soddisfazione immediata perché soddisfa tutto il nostro palato, il nostro gusto, ma a lungo andare potrebbe darci problemi di peso o altri problemi appunto di salute. Questo per farvi soltanto un paio di esempi. Mentre prendere una buona abitudine, come ad esempio allenarsi, è qualcosa che non ci dà una soddisfazione immediata, anzi ci affatichiamo molto, però a lungo andare vedremo dei risultati nel nostro fisico e nella nostra salute. Questi ovviamente sono degli esempi molto generici, quindi nel libro ne troverete veramente un'infinità.
affinità, però appunto ci spiega come fare per rendere meno accattivante una cattiva abitudine, appunto, e come invece rendere soddisfacente ogni giorno una buona abitudine. Io addirittura, mentre leggevo questo libro, mi prendevo degli appunti, indico qui perché ho il portatile qui davanti, prendevo degli appunti per poter applicare questi insegnamenti alla mia vita ed inserire delle buone abitudini da poter mantenere giorno dopo giorno, e qualcosa effettivamente sono riuscita a fare. Sono veramente soddisfatta dei risultati che ha dato questo libro. Il libro è veramente ben fatto, troverete al suo interno anche delle pagine dove sono presenti il riepilogo alla fine di ogni capitolo e anche degli schemi riassuntivi alla fine di ogni sezione. Sono presenti anche grafici e disegni, insomma, esplicativi che vi aiuteranno a comprendere ogni passo di ciò che l'autore ci vuole raccontare e insegnare. Insomma, un libro che merita davvero, io ve lo consiglio se avete voglia di spronarvi a fare qualcosa di nuovo, o se avete già in mente di voler diventare migliori sotto certi punti di vista, sotto certi aspetti della vostra vita, ma trovate difficile riuscire a mantenere i buoni propositi. Questo libro fa sicuramente per voi. L'ultimo libro che ho letto e del quale vi parlo prima di passare ai libri in lettura e ai libri che leggerò è La legge dell'attrazione di Esther e Jerry Hicks. Ho letto questo libro in ebook. Come sapete, se mi seguite da un po', io non leggo ebook, nel senso che non mi piace leggere in digitale, ma ho approfittato di una prova gratuita di 2 mesi di Amazon Kindle e quindi mi sono scaricata l'applicazione e ho trovato questo libro da poter leggere. Devo dire che lo sto leggendo quando faccio colazione. Mentre faccio colazione cerco di evitare di guardare i social perché condizionano negativamente la mia giornata e il mio umore al mattino, e quindi ho deciso di inserire nella mia routine la lettura di un libro in ebook, soprattutto se è un libro di crescita personale, perché è più comodo rispetto ad avere un libro cartaceo accanto alla tazza mentre sto appunto mangiando e facendo colazione. Tenendo il cellulare accanto alla tazza e semplicemente cliccando nel momento in cui voglio girare pagina mi torna comodo, e quindi fino a che ho questo abbonamento attivo sto utilizzando questa applicazione in questo modo. Ma parliamo del libro. Ho letto questo libro perché avevo voglia di rileggere qualcosa sulla legge dell'attrazione per applicarla nella mia vita, visto che sentivo la necessità di attrarre a me determinate cose che potevano rendere la mia vita più bella o che comunque rispecchiavano i miei desideri e i miei sogni. Ho scelto quindi questo libro tra quelli che erano disponibili nell'applicazione, ma devo dire che non mi ha soddisfatta in pieno. Diciamo che sulla legge dell'attrazione già avevo letto qualcosa, però cerco sempre di leggere qualcosa di nuovo che mi dia nuovi punti di vista e soprattutto mi riporti anche delle esperienze di persone che hanno realizzato ciò che desideravano e proprio grazie a questa legge. Questo libro parla delle 3 leggi universali, quelle che lui definisce appunto le 3 leggi universali. La prima è la legge dell'attrazione, quindi si attrae tutto ciò che è simile a sé. La seconda è la scienza della creazione intenzionale, quindi esiste tutto ciò che credo, che aspetto o che penso. La terza è l'arte del permettere, quindi io sono ciò che sono e permetto agli altri di essere ciò che sono. E il libro praticamente approfondisce i vari aspetti di queste leggi, che in realtà sono piuttosto interessanti, quindi cercare appunto di visualizzare ciò che desideriamo e cominciare a pensarlo come reale, come presente nella nostra vita, per riuscire anche noi a muovere le nostre azioni in modo da attrarre ciò che desideriamo e non attrarre ciò che invece vorremmo evitare. Infatti nel libro viene più volte specificato che pensare alla mancanza di qualcosa, quindi pensare anche a ciò che non vogliamo, in realtà porta l'universo a portarci questa cosa, perché in ogni caso è al centro dei nostri pensieri. La mancanza è al centro dei nostri pensieri, l'insoddisfazione è al centro dei nostri pensieri, e l'universo ci restituisce esattamente quello che pensiamo, modificando il modo di pensare, mettendolo chiaramente in maniera positiva e attiva, automaticamente anche l'universo ci restituirà proprio quello che è al centro dei nostri pensieri. Questo ovviamente è quello che dice in sintesi la legge dell'attrazione. In questo libro viene raccontata la storia di questa coppia, che poi quelle sono proprio le persone che hanno scritto il libro, dove appunto viene narrato il fatto che diciamo questi spiriti, oppure non so neppure come definirli, questi diciamo questi esseri che appartengono al mondo non fisico, parlavano attraverso la voce della moglie, praticamente di questa coppia, della donna.
Quindi ogni tanto era come se lei entrasse in trance e il marito faceva delle domande e questi esseri, questi spiriti, questi, non so, queste entità parlavano attraverso la voce di lei. Questo in realtà non è che mi abbia convinta in pieno, perché io, diciamo, ho difficoltà a credere ad una cosa del genere e quindi non riuscivo, diciamo, a capire quello che veniva raccontato e a pensarlo come reale. In più questi esseri, questo spirito per l'appunto, veniva chiamato Abram, quindi non so, è stata una cosa che mi è sembrata un po' surreale e quindi non mi ha coinvolta in pieno. In più il libro è molto molto ripetitivo, ripete gli stessi tre concetti che io vi ho detto a voce un'infinità di volte, quindi diciamo che tendenzialmente una volta letti i primi capitoli e capito qual è il succo della situazione, non mi è sembrato particolarmente utile. L'ho comunque terminato, però ecco, non è il libro più bello che abbia letto sulla legge dell'attrazione. Io credo nella legge dell'attrazione perché l'ho provato sulla mia pelle quando ho cambiato mentalità, ho attirato nella mia vita tante cose positive, però allo stesso tempo non sono riuscita a capire in pieno questo libro o comunque a considerarlo credibile dal mio punto di vista. Comunque, se avete un'opinione su questo, mi farebbe piacere conoscerla. Mi ricollego, partendo proprio da questo libro sulla legge dell'attrazione, ad un altro ebook che sto leggendo, che appunto è in corso di lettura proprio adesso, ho da pochissimo superato la metà, e sto parlando di Tu, l'universo e il denaro di Chris Tomei, non so come si pronunci il cognome. Ecco, in questo caso il libro mi sta piacendo veramente, veramente molto. Anche qui parliamo di legge dell'attrazione, ma il nostro Chris racconta questa storia in maniera molto più personale, raccontando come nella pratica, nella sua vita quotidiana, abbia inserito delle buone abitudini che gli hanno permesso di attirare a sé tutto ciò che desiderava. Quindi ci sono esempi pratici e soprattutto insegnamenti diretti e per l'appunto concreti da portare nella propria vita. Per esempio, ho cominciato a leggere le mie intenzioni ogni mattina. Ce le ho sul cellulare, una nota del cellulare bella lunga, che ogni mattina leggo con tutto quello che voglio attrarre nella mia vita durante la giornata. E devo dire che questo mi permette di iniziare con il piede giusto ogni mattina. Il libro per l'appunto dovrebbe anche essere incentrato sul denaro, però fino adesso in realtà è anche generico, ecco, sulla legge dell'attrazione più in generale, su attrarre ciò che desideriamo. Ma appunto mi piacerebbe anche approfondire l'aspetto del denaro, perché in ogni caso io fortunatamente ho un lavoro, quindi comunque ogni mese riscuoto il mio stipendio, ma in generale vorrei aumentare le mie entrate, trovare delle strade alternative per portare ancora più denaro nella mia vita, e quindi vorrei cercare di approcciarmi ai vari progetti che ho in mente nella maniera più positiva, nella maniera più aggressiva tra virgolette, piena di forza possibile. E questo libro mi aiuta anche a fare questo e magari appunto ad avere una maggiore tranquillità economica e potermi permettere in futuro tante cose che vorrei realizzare, per le quali appunto a volte serve un po' di denaro, come per esempio viaggiare. Ecco, quindi insomma mi piace questo libro, lo trovo per il momento interessante, lo leggo molto volentieri e a volte trovo delle frasi di grande ispirazione che poi condivido anche nelle storie su Instagram. Passiamo adesso al romanzo che sto leggendo, Il gioco dell'angelo di Zafon. Questo libro è il secondo dopo L'ombra del vento e dopo tanto tempo finalmente sono riuscita ad approcciarmi a questo libro. La storia mi sta piacendo molto, lo sto leggendo con calma, lo leggo tutte le sere prima di andare a letto, uno o due capitoli. I capitoli sono piuttosto brevi e poi lo sappiamo, Zafon sa raccontare in maniera idilliaca, non sa solo descrivere dei bellissimi paesaggi, delle meravigliose atmosfere sia interne che esterne molto coinvolgenti, ma sa anche definire dei bei personaggi, intriganti, misteriosi, pieni di caratteristiche davvero affascinanti, e anche dei dialoghi coinvolgenti che insomma spingono il lettore ad andare in maniera fluida avanti nella storia. Sono a poco più di metà, quindi sono a buon punto. Devo dire che credevo di rimanere un po' delusa rispetto all'Ombra del Vento, invece devo dire che secondo me in questo libro, ora io l'Ombra del Vento l'ho letto un po' di tempo fa, quindi potrei sbagliarmi, però ho il ricordo che nell'Ombra del Vento ci fossero diversi personaggi e se non leggevo con costanza rischiavo di fare un po' di confusione o di dovermi concentrare per ricordarmi
quale personaggio fosse legata a quel determinato nome. Invece in questo caso, forse anche per questo, il fatto che ci sono un po' meno personaggi, riesco a seguire la storia molto bene, anche se lo leggo appunto con calma, e è veramente molto molto intrigante. Spero che si mantenga in questa maniera anche fino alla fine. E in ogni caso, per il momento, il nostro protagonista, questo Martin, che è uno scrittore che in realtà è un bravissimo scrittore, ma che in realtà ha avuto sfortuna sul lavoro, ha lavorato sempre a progetti che non amava, si ritrova appunto legato ad un editore molto misterioso, un editore che non sembra quasi una persona vera, una persona reale, che in qualche maniera riesce però a costringerlo a dedicarsi a un progetto nel quale lui non crede, ma al quale non si può sottrarre perché ha un debito enorme nei confronti dell'editore. Insomma, un libro veramente accattivante, si parla di scrittura, quindi mi affascina sempre e vi farò sapere quando l'avrò terminato. Altro libro che sto leggendo, ma per il momento l'ho messo in pausa perché voglio finire almeno gli altri due dei quali vi ho parlato, è La forza della gentilezza di Ferrucci. Questo libro l'ho iniziato un sacco di tempo fa, però ce l'ho in PDF, quindi lo leggo soltanto sul portatile. Sto infatti pensando se sia il caso o meno di stamparlo, perché non mi torna molto comodo leggere su uno schermo, come ho già detto. Comunque parla appunto della gentilezza e soprattutto dei vari aspetti, delle varie sfaccettature di questa tematica tanto grande che è la gentilezza, e che noi potremmo apportare nella nostra vita per vivere una vita più gentile nei confronti del prossimo, nei confronti del mondo, nei confronti della natura, dei conoscenti, delle persone che non conosciamo, e soprattutto ci fa riscoprire quali sono i vantaggi di una vita del genere, di una vita vissuta senza provare astio, senza provare rancore, senza provare diffidenza a prescindere. Il libro quindi è una bomba di positività, però appunto per il momento l'ho messo in pausa, spero di recuperarlo al più presto appena avrò terminato le altre letture. È arrivato il momento di dirvi che cosa leggerò. Allora, la mia idea è quella di leggere Il Predicatore di Camilla Läckberg, che è il secondo volume della serie scritta da Camilla Läckberg con i protagonisti Erika e Patrick, se non erro. Dopo La Principessa di Ghiaccio, appunto, l'autrice ha pubblicato Il Predicatore, che prosegue nella storia personale dei due personaggi, ma che appunto affrontano un nuovo mistero da risolvere, un nuovo giallo da risolvere. Lo devo acquistare, però dato che ho altri libri di questa serie di Camilla Läckberg, ma fino a quando non avrò il secondo non potrò proseguire perché vorrei andare in ordine, la mia idea è appunto di recuperarlo e poter quindi proseguire con questa storia. Altro libro che vorrei leggere una volta terminati quelli che ho in lettura è Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare di Sepulveda. Questo libro chiaramente parla di adozione, mi è stato detto che è un libro dolcissimo. Io in realtà conosco soltanto il cartone animato e del quale ricordo in realtà ben poco, quindi sono veramente felice di avere questo libro che ho rubato alla mia mamma e non credo glielo renderò mai, e sono sicura insomma di che mi innamorerò. Questa è una lettura più breve che però aspettavo di fare da un po' e credo che sia arrivato il momento. Adesso quindi è arrivato il momento di aggiornare il mio reading journal, un diario di letture che ho ripreso in mano da poco e nel quale appunto ogni lettura che ho fatto e i commenti che riguardano appunto quel libro. Infatti trovate al suo interno queste meravigliose pagine dedicate ai dati sul libro, la nostra opinione espressa chiaramente con le famose stelline e tutto ciò che vogliamo ricordare riguardo a quel determinato libro. Ve lo mostro soltanto perché so che gli amanti dei libri amano anche cose del genere. Se è ancora disponibile su Amazon, dove l'ho comprato io, vi lascio il link sotto in modo che possiate recuperarlo anche voi se vi va. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero vi sia piaciuto, fatemi sapere che cosa pensate dei libri dei quali ho parlato e se avete qualche bel titolo che avete letto ultimamente che vorreste consigliarmi. Io come sempre vi saluto e vi do appuntamento prestissimo con un altro video. Ciao!